Si intitola Da chi non te lo aspetti ed è il nuovo disco di Francesco Tricarico. Quest'album arriva a 3 anni di distanza dall'ultimo Invulnerabile, un periodo in cui Francesco ha suonato in giro per tutta l'Italia, ha portato in scena a Roma e a Milano lo spettacolo teatrale Solo per Pistola e ha proseguito il suo lavoro con i Quadri. Ed è proprio dalla sua ultima mostra, dal titolo Da chi non te lo aspetti, che Francesco ha avuto l'ispirazione per scrivere il brano dallo stesso titolo e che poi ha dato il titolo anche all'album. Un album che contiene 11 storie raccontate con la musicalità a cui Francesco Tricarico si è abituati in questi ultimi anni, un autore dalla profonda e rara sensibilità. È stato ospite nei nostri studi, l'intervista è di Leonardo Follieri. Da chi non te l'aspetti, il titolo del nuovo album in uscita. Sì, c'è un concetto di base, un'idea che era quella di ritornare a sognare, insomma. Ogni canzone racconta una situazione che potrebbe che porta il protagonista fuori da pensare che le cose non dipendano da lui, insomma, mette la propria vita in mani, ha delle aspettative rispetto alla propria vita che dà ad altri. Per cui il concetto che poi nel brano Da chi non te lo aspetti è raccontato è un riappropriarsi di un proprio filo, del proprio sogno, insomma, per poi superare ogni situazione nel migliore dei modi, e ricominciare a vivere, immaginare, sognare e cambiare la realtà. Buongiorno, buongiorno, io sono Francesco, ero un bambino che rideva sempre. Buongiorno, la maestra dice, oggi c'è il tema, oggi fate il tema sul papà. Io penso è uno scherzo, sorrido, mi alzo, le vado lì vicino. Ero contento. Dal titolo della mostra poi è nato il brano Da chi non te l'aspetti con Giancarlo Pedrazzini, con cui ci siamo confrontati. Da chi non te l'aspetti possono succedere sia cose positive che negative. In questo caso era con l'accezione positiva, insomma, era un aspettarsi solo cose belle e positive. E soprattutto poi capire che queste dipendono in gran parte da me. Per cui poi da questa canzone è nato il titolo dell'album, è nata l'idea che le potesse legare tutti i brani. Basta. Cioè basta. Non è poco. Da chi non te lo aspetti arrivano i confetti. Nel disco ci sono due collaborazioni, una in Brillerà con Ale Franz e una in una cantante di musica leggera con Arisa. E Ale Franz recitano, interpretano delle parti recitate all'interno della canzone, dove c'è questo protagonista che non ha più un soldo, non ha una lira. Però pensa che è un momento, no, che riuscirà, nonostante la situazione apparentemente non gli dia via di scampo. No? Pensa che sognando e riprendendo in mano quello che vuol fare potrà uscire da questo periodo. E Ale Franz riveste una specie di due voci. Una gli dice, è inutile che sogni, sei messo talmente male, cosa sogni? E l'altra invece, l'altra voce recitante, gli dice, lascialo sognare, non gli costa niente. Per cui, lascia che sogni. Tu, da chi non te l'aspetti arriva un'invenzione, da chi non te l'aspetti.
da chi non te l'aspetti arriva un sorriso, da chi non te l'aspetti, da chi non te lo aspetti una soluzione. Con Arisa c'è questo brano che ho scritto con Gennaro Romano, mentre Brillà l'ho scritto con Michele Fazio, dove si parla di questa persona che vuole leggerezza, vuole innamorarsi di una cantante di musica leggera, e quindi chi meglio di Arisa poteva interpretare una cantante di musica leggera? Oggigiorno trovo che sia molto intelligente, molto sensibile, molto coraggiosa, una grande attrice, per cui e anche lì è nata una bella collaborazione che mi auguro continui, e quindi queste due collaborazioni arricchiscono il lavoro di sfumature che altrimenti non ci sarebbe. Bruciato. Quando ero piccolo l'amore mi ha scottato, me ne stavo seduto sul mio prato a guardare le stelle del cielo. Prossimi impegni imminenti sono cercare di organizzando un tour che mi auguro abbia molte date in tutta Italia, anche magari all'estero, perché mi piace suonare, ci piace suonare, a me, Michele, Pace, Damiano, insomma, c'è un bel gruppo che ci divertiamo a suonare, e quindi mi auguro e stiamo creando e organizzando un bel tour. La mostra, ci sarà una collettiva adesso in Fabbrica EOS, dove espongo, per cui tante cose piacevoli e belle. L'uscita di questo disco, da chi non te l'aspetti, che mi auguro faccia accadere delle cose inaspettate.